Ciao a tutti, ciao bimbi, ciao bimbe, ciao anche da Cioco e dai miei meravigliosi animali. Oggi voglio raccontarvi una storia che ci insegna qualcosa. Dunque, tanto, tantissimo tempo fa, un momento, ora che ci penso, la farò io la storia. Siete pronti? 3, 2, 1. Eccoci operai! Siete pronti? Oggi costruiremo la torre più alta del mondo! Sarà la torre di Babele e sarà la più alta, la più imponente, la più meravigliosa di tutte le torri! Sarà talmente alta che io diventerò il più famoso di tutti e voi, miei validi alleati, sarete anche voi insieme a me il più valido di tutti i validi alleati e diventeremo talmente importanti che non avremo più bisogno di Dio. Sì, noi diventeremo come lui, non ci servirà più l'aiuto di nessuno. Siete pronti? Bene, cominciamo a costruire. Allora, la prima dovete posizionarla così, la seconda così, in verticale, belle rigide. La terza, eccola qua. E poi andiamo avanti in questo modo, ma attenzione, perché l'ultimo è il più importante. Siete pronti? Ok, allora posizionatelo in Shabata, Shibidumi di Shabara. Riesco a farmi capire dai miei operai. Te lo spiego io, caro re, e lo spiego anche a voi, bimbi. Quando il re aveva deciso di costruire questa torre, era diventato orgoglioso. Sapete che cos'è l'orgoglio? È quando credete di essere più bravi di tutti gli altri. Per esempio, vi è mai capitato di voler cucinare qualcosa e dire io non ho bisogno dell'aiuto di mamma e papà, oppure di voler salire su di piano più alto della cucina e dire non ho bisogno dei miei genitori? Questo è quando si crede di essere più bravi di tutti e quindi di non avere più bisogno dell'aiuto di nessuno e quindi anche di non avere più bisogno dell'aiuto di Dio. Dio odia l'orgoglio e Dio sapeva queste cose, quindi quando ha visto il re fare queste cose e dire a tutti i popoli di mettersi a costruire questa torre, ha pensato che se si fossero inorgogliti sarebbero diventati delle persone malvagie e avrebbero compiuto atti veramente brutti, per cui decise di confonderli. Decise di far parlare ad ogni persona una lingua diversa. Uno parlava francese, un altro inglese, un altro spagnolo, così non potevano più capirsi l'uno con l'altro. Sapete invece che cos'è l'opposto dell'orgoglio? È l'umiltà. E sapete che cos'è l'umiltà? È quando si realizza che tutte le persone sono importanti e speciali. Sapete come potete essere umili? Rispettando i vostri genitori, ascoltando le maestre, essendo gentili, pregando e comportandovi sempre bene. Chiaro, bambini? Adesso facciamo una piccola preghiera e poi vi lascio. Padre, grazie per questi messaggi che ci dai. Ti prego che possiamo essere come tu ci vuoi. Ti prego che possiamo essere umili, che possiamo sempre realizzare che abbiamo bisogno del tuo consiglio e del tuo aiuto nelle nostre vite. Ti prego davvero per questi bambini speciali, accompagnali nella loro crescita, che possano crescere nelle tue vie. Nel nome di Gesù. Amen. Ok, bimbi, adesso io vi lascio. Se volete potete fare il disegno di una bella torre oppure anche costruirla. Però fatevi aiutare se avete bisogno. Un bacione!